Cari telespettatori di Granducato TV, ben ritrovati dalla sala operativa della Guardia Costiera di Livorno per questa nuova puntata di Avviso ai Naviganti. Analizziamo insieme le principali attività in previsione per i prossimi giorni che interesseranno da nord a sud le acque marittime dell'arcipelago toscano, per le quali invitiamo a prestare la massima attenzione ai divieti previsti dalle relative ordinanze emanate dalle autorità marittime. Nel compartimento marittimo di Marina di Carrara, e più precisamente in località Cinquale, proseguono fino al 31 agosto le operazioni di dragaggio della foce del fiume Versilia. Nello specchio acqueo prospiciente lo stabilimento balneare denominato Pupa, a Marina di Massa, fino al 30 agosto, saranno posizionati dei gonfiabili adibiti a gioco, nel tratto di mare riservato alla balneazione, come meglio indicato in grafica. Giovedì 10 agosto, lungo il tratto di spiaggia libera, in località Partaccia, dalle ore 22, si terrà uno spettacolo pirotecnico. Il compartimento di Viareggio, invece, sarà teatro di competizioni sportive, più precisamente sabato 5 e domenica 6 agosto. Nello specchio acqueo antistante Forte dei Marmi si terranno le regate veliche Trofeo Barbieri, regata dell'amicizia Trofeo Salvadori, mentre lunedì 7 agosto avrà luogo, sempre nella stessa zona, la gara remira denominata Palio dei Bagni Città Forte dei Marmi. Nel compartimento di Livorno, sabato 5, domenica 6, lunedì 7 agosto, dalle ore 14 alle ore 20, si terrà il palio velico organizzato dal Circolo Nautico di Castiglioncello. Domenica 6 agosto alle ore 21.30, lungo la zona di mare antistante Marina di Bibbona, si terrà la processione dedicata alla Madonna del Mare. Infine, martedì 8 agosto, avrà luogo il Palio Marinario 2017 organizzato dalla Proloco Capraia Isola. Nel circondario marittimo di Piombino, nel Golfo di Follonica, proseguiranno i lavori per la realizzazione di un impianto ittico. Più a sud, nel circondario di Porto Santo Stefano, sabato 5 e domenica 6, lo specchio acqueo antistante il litorale di Talamone sarà interessato dalla manifestazione notturna SUP Talamone. Concludiamo con l'Elba, dove le acque dell'isola saranno interessate da diversi eventi. Domenica 6 agosto si svolgerà una traversata a nuoto che prevede un percorso con partenza da Piombino arrivo a Cavo, nella zona antistante il lungomare Kennedy. Sempre nella giornata di domenica, nella zona prospiciente Marina di Campo, avrà luogo la regata velica sociale Derive di San Gaetano. Infine, lunedì 7 agosto alle ore 23.30, nell'area antistante il porto di Marina di Campo, si terrà una manifestazione pirotecnica. Come sempre, raccomandiamo all'unità in transito di prestare la massima attenzione al fine di non pregiudicare la sicurezza delle manifestazioni in svolgimento. Nello spazio dedicato al corretto uso del mare, ricordiamo che la navigazione a motore o a vela durante la stagione balneare è consentita solo a distanza superiore ai 500 metri dalla costa. Per avvicinarsi alle spiagge è necessario utilizzare gli appositi corridoi di lancio. Per informazioni più dettagliate e per la visione delle ordinanze vi invitiamo a consultare il sito internet della Guardia Costiera www.guardiacostiera.gov.it oppure a contattare gli uffici marittimi della zona in cui hanno luogo le attività precedentemente illustrate. Vi ricordiamo infine che la Guardia Costiera è con voi anche e soprattutto attraverso il numero blu 1530, gratuito su tutto il territorio nazionale. È il numero che dovete comporre per segnalare ogni eventuale emergenza in mare o per richiedere immediata assistenza alla capitaneria di porto più vicina. Bene, anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito, alla prossima puntata.